Zupsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adonai e oggi torniamo con The Zodiac Challenge. E siamo qui con Zack che stava pulendo casa perché era un vero disastro. Ha dovuto rimproverare Jax svariate volte perché mangiava la cacca, perché beveva dalle pozze, ha bevuto dal gabinetto, insomma tutte cose molto gradevoli e piacevoli, specialmente quando poi viene a leccarti il viso, alle cin cin, all'igiene. Comunque, mentre era qui che puliva, come potrete ben notare, ci è arrivata questa chiamata di Dalia, che tra l'altro voglio ricordare, se n'è andata in punto in bianco nel bel mezzo della partita di bowling, ma vabbè, la perdoneremo, e ci sta invitando ad andare al mercato delle pulci per aiutarla a comprare qualcosa con cui ravvivare un po' la sua casa. E io direi che assolutamente sì, Zack andrà, perché comunque è domenica, i bimbi sono ancora da Yasmin, poi andiamo. Oh, volevi essere fortunati ragazzi, ma assolutamente no, sta piovendo e noi non abbiamo nemmeno un cavolo d'ombrello, molto molto bene. Comunque in tutto ciò una bellissima notizia da dirvi. E cioè lui è stato promosso, Zack, cosa? Ah, Alice Lewis, morta e la porzione della sua casa è stata data ai suoi figli. Bene, e noi perché non abbiamo preso l'eredità? Vabbè, chissà, magari forse prima o poi ci arriverà. Comunque, dicevo, è stato promosso a dipendente pubblico. Guadagnerà 16 simoleoni in più all'ora per un totale di 65, ha anche ricevuto il seguente bonus di 518 simoleon a interazione promuove le politiche, l'interazione assicurati il voto, l'interazione fai vane promesse, bello, molto realistico però devo dire, oppure chiedi una piccola o grossa mazzetta, molto bene, sì perché comunque abbiamo scelto il ramo politico, io in realtà ero molto indecisa all'inizio. Ero quasi per fargli fare quello benefico, però poi visto che si guadagnava di più, visto che ho bisogno di soldi, ho pensato che era meglio fare questo. Cosa dobbiamo fare? Assicurarsi due voti. Bene, quindi proviamo a assicurarci quello di Dalia, mi sembra anche giusto, voglio dire, dai, assicurati il voto. Dalia sembrava ascoltare molto attentamente Zachary mentre promuoveva le sue politiche. Ora le azioni politiche con questo sim dovrebbero essere più facili. Io chiedo scusa ragazzi, c'è il cellulare che, sapete, suona. E questo suono è un nostro accompagnatore. Dai, Dalia, tu adesso mi conosci, devi votarmi, altrimenti come potrò cambiare il mondo? Giusto, prendi anche un poster. E questa fa le foto, lei è fissata con le foto a quanto pare. Grazie a una grande conoscenza delle problematiche, un atteggiamento sicuro e magari qualche vana promessa, Zachary si è assicurato il voto di Dalia. E abbiamo anche una reputazione impeccabile. Molto bene, mi fa piacere questo. Allora, visto che siamo venuti qui a guardare il mercatino delle pulci, veniamo a fare qualcosa, non lo so, possiamo... Tu hai fame, cos'hai, come stai? Lui deve andare in bagno in realtà, però... Ma sta piovendo a dirotto, qualcosa c'è qui? Cos'è questo? Qui c'è un locale, qui c'è il karaoke sopra. Vabbè, perché non venite a giocare a freccette, già che sta piovendo a dirotto? Gioca con... No, con Dalia non ci piace, cioè la sim con cui siamo e non gli piace, va bene. Molto molto bene. Allora, condividila. Ah già ragazzi, sì, perché oggi è pure Halloween. Giusto, dobbiamo assolutamente anche festeggiare Halloween. Possiamo venire qui a fare... Oh, sì, arrivate e prova insieme. Venite a provare un pochino il soffia bolle. Io intanto venderò il poster che... Io stasera volevo anche, ragazzi, fare... come si dice? Una festa. Mi piacerebbe che ci fossero anche i bambini. Ah, il poster. Oh, ma va a vedere cos'era. Ma vendilo. Sfoggia i muscoli. Ah sì, dai. Li vedo molto scherzosi loro come rapporto. Compra qualcosa. No, io ragazzi non voglio comprare niente. Poi sta piovendo a dirotto. Ma cosa devo comprare? Cioè, cos'è questa roba? Sono cristalli che non me ne faccio da una matta, un pero nulla. Qui c'è delle lampade orrende, sedie orrende,
No, non mi piace niente, quindi niente, non faremo questa cosa, non compreremo nulla. Lui è qui che chiacchiera con lei, parlate anche di cucina e magari quando avete un po' sfumacchiato questa cosa delle bolle, appena lui ha finito potremmo venire a cantare. Ah, venite a guardarlo insieme, va, intanto, nell'attesa. Canta in duetto country con Dalia, se c'è modo, no, per carità, ma per quale caspita di motivo non mi viene lei? Ma perché? Ma perché vai qui insieme? Cioè, possiamo cantare insieme così? Cioè, ma porca miseria, io con Dalia voglio cantare, vabbè. Cantiamo con Mitchell Calani. Non canta bene, non è esattamente Marissa quando canta. Ragazzi, vado veloce perché canta veramente come un cane. Anche se mi fa morire le facce che fanno i singoli quando cantano il karaoke. Lui deve andare in bagno. Dai, vai in bagno. Poi organizziamo una festa per oggi dove inviteremo anche Dalia, visto che conosce poche persone. Comunque lui con Dalia si trova molto bene, quindi non sarà sicuramente per lui un grande sacrificio invitarla, ecco. Allora, qui c'è anche della fame, tra l'altro. Ammazza, lei quanto è vestita elegante. Alea, Vega, adolescente. Sti cavoli, va bene. Veniamo a ordinare del cibo. Contratta, ordina del cibo, prenditi del curry. Ma sì, dai. Lui è anche vestiti bagnati, ma d'altronde non ha un ombrello, quindi non mi aspetto niente di meglio. Oh, lui sta conoscendo anche questa persona qui solamente perché lui, come al solito, deve promuovere le politiche. Cioè, lui ora deve fare tutto per i voti, carriera politica, assicurati il voto. Ma dobbiamo fare qualcos'altro? Ah, abbiamo fatto tutto, ok. A stare assicurando per qualcosa, dai, ci siamo, siamo alla festa. Iniziamo! E siamo arrivati alla festa, che in realtà, boh, alle 19 non ha più senso che ci siano bambini, quindi direi che gli rimando a casa dalla madre, perché non ha senso che effettivamente qua ci siano anche loro. Spero che ci sia effettivamente la... Oh, ragazzi, guardate che lotto! Veramente macabro. Non abbiamo decorato il costume. Aiuto, lo stiamo indossando, però non me lo prende, quindi vabbè, indosso il costume. Boba Fett, crebè. No, 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 terrificante. Poi tra l'altro uguale al suo. Quindi mettiti... Da trafficante. Vediamo com'è il trafficante. C'è anche Giuliana. Ringraziala per la presenza, non abbiamo neanche decorato la casa, non siamo tornati a casa, giustamente. C'è un organo, che sarebbe figo fare qualcosa di spettrale. E dai, ballate tutti con gioia. Ma delle canzoni più carine, no? Cioè, sta musica brutta. Posto il volume alto, però non si capisce una mazza. Stereo, accendi, mettiamo elettronica. E potremmo ordinare da bere. Ordino una bevanda di gruppo. Ci prendiamo tutti. No, Marsmal Plasma. Quello del plasma non piace a nessuno. Prendiamoci un buio e tempestoso. Il nome è molto... Ringrazio anche Dalia per la presenza, perché insomma è carina che sta venendo, che è venuta qua. Rallegrala, condividi lo spirito di Halloween. E ragazzi, un giro per tutti di buio e tempestoso. Ma sì, dai, beviamo come se non ci fosse un domani. È arrivato il DJ che fa sta musica oscena. Dai, beviamo tutti qualcosa. Secondo me lui è un pochino su di giri, potrebbe fargli una battuta d'abordaggio audace. Potrebbe farle una battuta di abbordaggio audace. Chiedo scusa, ogni tanto sbaglio nel parlare. È una cosa tra l'altro che ci tengo molto, perché altrimenti, cioè, l'italiano è importantissimo. E io a volte nella fretta del parlare
sbaglio e quindi per questo mi scuso. Ok, si è preso il suo drink, benissimo. Dalia è qua, gliel'hai fatta la battuta? No, figurati. Ringrazio per la presenza di nuovo, l'abbiamo già fatto, sì. Quindi in realtà chiedo un dolcetto da festa, sì. Possiamo anche darglielo? Fai anche un brindisi. Oh, che carina, ci ha dato un dolcetto. E romantico, sarà detto, battuta di abbordaggio, audace. Dai. Oh, è molto flirtante lei. Confrontati con Dalia, per quale ragione? Non c'è motivo di confrontarsi con Dalia. No, non voglio chiedere a Dalia di diventare la sua amica di letto. Confronto Dalia. Ma in che senso? Perché devi chiedere? Non capisco per quale ragione devi chiedergli cosa ha flirtato con qualcun'altra. Ma stai flirtando con quel tipo? Boh, penso abbia flirtato con un'altra per chiedergli, per dirgli una cosa del genere. Complimentati per il costume, anche se in realtà fa un po' schifo. E poi ragazzo, complimentati anche per l'aspetto. Romantico. Vediamo. Sussurra parole dolci. Dai, Dalia è una bella sim. Cioè, lo so, l'ho fatta io, quindi non dovrei dirmelo da sola, però a me ovviamente piace. Spero che piaccia anche a voi. Ma intanto siamo arrivati anche a livello 7 di carisma. Sarebbe stato fantastico. Chiedete il cibo, non c'è nessun cibo. Che anzi, potremmo ordinarlo un po' di cibo per tutti. Tapa scompita. No, piatto rapportato a carne e formaggio. Guardateli! Come flirtano. Ehi, Giuliani è a disagio. Fate una conversazione profonda anche. Lui non sta parlando quasi a nessuno. Magari mi scusi dell'umore di condividere lo spirito di Halloween anche con Bob, che stasera deve avere qualcosa di strano. Però vabbè, noi vogliamo concentrarci un secondo su Dalia. Vabbè, basta, non hai più fame, non mangiare più. Mi stringi lei per cortesia? Oh, ce la facciamo? Oh, che carini. Sono bellissimi. Fagli una posa sexy, ho sbagliato, scusatemi. Fagli una posa sexy e poi le fai anche. Facciamo anche un flirt. Quanto te la stringi? Bene, qui qualcuno è incinta. No. Ehi, guarda quanto sono figo. Ti piaccio, Dalia? Beh, dagli il primo bacio, dai, ci può stare. Sono a una festa, hanno bevuto, insomma, sono allegri, quindi ci sta il primo bacio. No, che è successo? Non ci posso credere, Dominic Fires è morto. Dai, mi avete rovinato il primo bacio. Ma non assistere alla morte. Cioè, vabbè, Halloween proprio in pieno stile. Io non ci posso credere. Ma, raga, ma si può? Ma si può? Ma perché? Cioè, anche oggi special guest è Tristo Mietitore? Guarda, chiudiamo la festa, sì, basta. E direi che ce ne torniamo a casa e ci portiamo dietro anche. Non posso perché sta morendo questo tizio. Chiudiamola qui perché mi ero veramente stufata di sta cosa. Scopri cosa sta succedendo, ce ne freghiamo di cosa sta succedendo. Sciogli sto gruppo e andiamocene a casa con... Sciogli il gruppo, bene. E andiamo a casa con Dalia. Ed eccoci, sono arrivata a casa, c'è anche questa bambina, Blake, vabbè, non so chi sia, e adulala, e dalle questo benedetto primo bacio, che non c'è più, quindi stringila. Lei è ancora molto flirtante. Oh, grazie di essere venuta, ti va, allora ci guardiamo
Io immagino gli voglia dirci: guardiamo un film horror, vabbè, consigliamolo anche per la morte, perché se la questa è triste per questa cosa, ma porca miseria, cioè, vabbè, proprio la gioia, le gioie. No, vabbè, cioè, gli animali stanno facendo una lotta. Ferma la lotta. Viene a fermare la lotta subito, lui tra l'altro muore di sonno. Ma siete impazziti? O magari selezioniamo le... Ah, quotidiano, è finito Halloween. Molto bene. Vai qui insieme, falla venire dentro. Ok. Diventate migliori amici? Sì, perché no? Perché secondo me loro comunque sono... hanno già stretto un'ottima amicizia. E poi, romantico. Secondo me è perché lei ora è triste, no? Vabbè, ma è una cosa agghiacciante. Ah, però possono fare sesso, cercate di avere un fichi fichi. Questa cosa, ragazzi, non l'ho capita. Però, raga, io glielo faccio fare. Fai fichi fichi, però, anzi, aspetta, aspetta, aspetta. Prima bevi il contraccettivo. E poi puoi fare. Oh, primo bacio, è arrivato il primo bacio. Quindi, ragazzi, siamo pronti al momento. È in amore anche la piccola Coco. E primo bacio fu romantico. Vabbè, deve andare in bagno, mandiamola in bagno. Anche lui deve andare in bagno, in realtà. Vieni in bagno anche tu. E poi... Eh sì, ragazzi, ti facciamo fare fichi fichi. No, cerca di avere un figlio? Assolutamente no. Fai fichi fichi nel letto, normale, niente cespugli. Vabbè, fatelo nel cespuglio, fatelo dove caspita vi pare, ma fatelo, che però l'ha sempre fatto, fichi fichi nel letto, non so perché oggi no. Comunque, vabbè, fate fichi fichi dove cavolo volete. Ma dove andate a farlo? Dai, facciamo una passeggiata. Andiamo a fare fichi fichi lontano da casa quando abbiamo un comodissimo letto qui. Mi pare giusto. Ora non pensa al sonno, scusami, eh. Ragazzi, ma state scherzando? Fate fichi fichi. E vai. Oh, e finalmente il fichi fichi ha inizio. È appestata anche una bella cacca qua fuori, bene. E questa la buttiamo, te la butto io, guarda. Poi dormi perché è un sonno bestia. E domani, oggi torneranno anche i bambini, quindi... Perché ricordo è bello? Tutti i bei momenti vissuti con i suoi genitori, presumo, perché sono gli unici morti. Cuore spezzato. Ah, sta pensando ai suoi ricordi con Yasmin. È arrabbiato perché? For your loved one being a romance with someone else. We needed to talk. Cioè, lei ha flirtato con qualcuno alla festa e per questo si è arrabbiato. Non svenire! No, scusatemi, eri a letto, non ha senso che te svieni, vai a dormire e non rompere. Oh. Ah, abbiamo 13.271 euro di bollette. Simone Leone di bollette. Com'è possibile? Come ho fatto a spendere così tanto? Perché Giuliana sta venendo da noi in tutto ciò? Cioè, vendiamo tutto, ma non ce la farò mai. Cioè, tra poco ci toglieranno la fornitura elettrica, tutto quanto, non ho niente. Ma come 13.000? Ma... Ho la casa mignon. Ma sono impazziti. Vabbè. Che devo dire, ragazzi? Ci hanno appena strozzati con i soldi. Ok, siamo tornati. Lui si è svegliato. Insegna i blocchi, visto che è la sua ex gli ha riportato i bambini. Manca Maribel all'appello, in realtà che non riesca a far rientrare a casa, ma io ora la riaggiungo così. Aggiunge la famiglia ed eccola qua, Maribel. Rientrata a casa anche lei, teletrasportati qua. Eccola qui, la piccolina, che però sta bene, mi sembra, dai. Dov'è il micio? Dai, fai qualcosa, accarezza il gattino, accarezza il cagnolino, mentre il tuo fratellino è lì che gioca con i blocchi. Tu dopo puoi fare... Che ne so, disegnare con il lama. Lui oggi è contento di riavere i suoi figli a casa. E secondo me lui potrebbe invitare qua di nuovo
Dalia. Vita nel lotto attuale. E cioè, dai, potresti. Cioè, in realtà lui da una parte è incerto, però siccome le vuole bene, eviteremo di avere rapporti che possano confondere i miei figli, quindi niente baci, niente di tutto ciò davanti a loro, però magari ecco sì, puoi venire qua e conoscerli, tanto mi fido comunque. Ecco tu, tesoro, puoi rovistare. Invita lei. Poi fa una doccia fredda. Dalia arriverà molto presto. L'ho vista in cerca. Prego, entra, cara. Benvenuta. Dai anche le chiavi della residenza, magari. Secondo me lui, ragazzi, con lei andrà velocissimo. Perché secondo me lui è molto preso da lei. Cioè, lui è bastato veramente parlarci per capire che le piace tanto. Che gli piace tanto Dalia. Quindi andiamo a salutarla con questa maschera per il viso. Ciao tesoro. Ci farebbe comodo tanto l'eredità. Dalle le chiavi alla residenza. Vedete, hanno stretto veramente a una velocità della luce. Squirrel Tarbehave Farfina. Puoi parlare con il Sim Estraneo, giusto per conoscere Dalia, anche tu. Parla con il Sim Estraneo e dice, tu chi sei? Ehi, hai fame? Vogliamo mangiare qualcosa? Che dici? Allora, servi del pranzo, anzi prima butta il cibo avariato e poi servi il pranzo, fai le maccheroni al formaggio, va. Poi volevo vedere come sono messa con la. Dobbiamo svolgere 10 attività del club. Non manca tantissimo. Poi dopo questo, numero 5 di carisma l'abbiamo già. Parla del club con 5 membri, sarà facile, guadagna 1000 punti, wow, dirige un club con 8 sim, ok. Momento, non abbiamo 8, abbiamo solo 7 punti, quindi dovremmo anche fare poi qualche raduno. E poi magari fai le forme. Anzi, fatti aiutare da Dalia. Tu che fai? Ah, ok, stai andando a preparare da mangiare, bene. Questo lo puoi ripulire poi. Bene. Vediamo se Dalia aiuta il piccolo. Non lo so, sta andando su. In realtà, non ne ho idea. Comunque qui c'è della fame, quindi tu cucina. Ok, hai preparato tutto, tesoro, bravissimo. Chiama a tavola. I bambini non hanno ancora fame, in realtà, per cui lascerei stare. Non li farei mangiare. Ma non ti puoi sedere qua? Ma Dalia, dov'è? Ma perché sta Simma mi sparisce sempre? Tra l'altro non le hai dato le chiavi della residenza come io ti avevo richiesto. Ha mangiato solo lui, vabbè, e Dalia si vede nuova e ha fame, che devo dire. Ma stiamo scherzando? Ah, non c'è questi. Ripone il bucato, si è incastrata da sola, ragazzi, all'angolo. E abbiamo dato le chiavi. Visto che siete fuori, però approfittane. Per dargli un bacio. Ah, sotto la pioggia, sì. Ma cosa? Oddio, è infuriata. Hanno litigato, forse perché. Cerca di calmarla. Che ti prende, Dalia? Ho detto, no, io ho bisogno di una relazione stabile. Tu sei divorziato, sei padre, tu non vuoi stare con me, tu ti vuoi solo divertire. Quindi, no. Però cerca di calmarla un secondo. Ora è tornata flirtante, pazza anche lei come lui. E promuove le politiche. Facciamo questa cosa, visto che ce lo richiede per lavoro. Ok, l'abbiamo fatto. Dice no, guarda, a questo punto facciamo una cosa. Sussurra delle parole dolci, le dirà, guarda, no, non. Forse non ti è chiaro, ma tu mi piaci davvero tanto, cioè credo di provare qualcosa per te. E se ti può servire, cioè io l'impegno ce lo metterò al di là di quello che vorrai tu, cioè io voglio mettere impegno con te. Tieni la mano, poi baciala sotto la pioggia, vediamo se ce la facciamo. Non so perché era infuriata lei. I bambini in tutto ciò sono tristi perché hanno sonno, allora ha fatto un pisolino. Voi siete qui, state flirtando, ma io ti avevo detto di baciarla.
sotto la pioggia. Ah, è questo il bacio sotto la pioggia, molto semplicemente. Ok. Sotto la pioggia, poi tra virgolette, perché in realtà non sono sotto la pioggia. Esprimi amore per Dalia. Dice, guarda, io lo so, è velocissimo, però se ti sto facendo conoscere mie figlie è perché io credo di essermi innamorato di te e io voglio stare con te, voglio prendermi l'impegno e tu lo vuoi. Quindi chiediamogli di diventare la fidanzata. Ragazzi, ho detto, siamo andati come i fulmini. Quindi a questo punto Dalia e Zachary sono una coppia e mi piacciono tantissimo, però ora non potete stare qui a fare fichi fichi, quindi tu aiuto con la pila e lo chiedi a Dalia, che a questo punto lui, oh che carini, cioè, vabbè, a questo punto lei diventa, insomma, entrerà a far parte della vita dei piccoli. Questo mettilo qua, mettilo via. Poi mi chiami a mangiare gli animali. Coco, riempi e chiama Jax perché non so se hanno fame. Poi va in bagno. Dai, parla con lei, vedi un attimino di conoscerla. Cioè solo parla con il semestraneo, quindi parla con il semestraneo così almeno magari ti riprendi un attimo. Ma amore, ce l'hai il... Coco, ce l'hai una bella lettera pulita, è qua, è pulita, è qua, porca miseria, dove te la devo mettere? Questo rimettiamolo qui, ovviamente era qui, qui è nel mezzo, no vabbè l'ho spostato, ho fatto danno, era meglio se non lo spostavo. Dai, si sta svegliando, quindi fai una cosa, appena si sveglia lo tu, anzi facciamo così e giocaci un pochino. Visto che ha bisogno di attenzione, abbraccialo affettuosamente, confortalo e poi giocaci insieme. Lei che vuole da lei? Sposati con Dalia! Questo io glielo blocco perché, ragazzi, non posso sposarmi ancora perché lui non è ancora adulto. E lui si potrà sposare per regolamento solo quando sarà adulto, quindi tra 10 giorni. Però perché a questo punto lui vorrà, come minimo vorrà convivere. Allora a questo punto io, ragazzi, glielo chiederei. Quindi vieni qua. Amichevole. Chiedi di convivere. A questo punto sì. Cioè, raga, qui ci sono, in una puntata Dalia ha sconvolto di nuovo le carte. Ok. E ragazzi, Dalia fa parte della famiglia. Ha portato un sacco di soldi. Siamo a quasi 80.000 simoleon, quindi adesso... Ok, l'altro anno non ci hanno dato l'eredità ai nostri genitori. A questo punto possiamo anche andare a pagare le bollette. Quindi direi di andare a pagarle. I piccoli come stanno? Vediamo. Tra l'altro, allora, tra quanto crescono? Oh, 4 giorni. Vescica. Allora, tu fatti vedere da Dalia, guarda. Dalia, insegno se il vasino a Maribel. Cioè, ma solo a noi non ci hanno dato i soldi. Ma perché? Che ingiustizia. Ok, piccolino, puoi mangiare. Dai, tesoro. E Dalia, quando hai fatto, anche tu, facciamo mangiare anche Maribel e anche a lei piselli e le diamo la bevanda, a Maribel l'acqua. Tu vieni qui, gioca un po' col gatto, gioca con il puntatore laser, vai un attimino, giusto per cagare un po' anche questi animali, se no non li consideriamo mai. Tu stai bene adesso, Mattias? Sei su uno, ma vabbè. Appena hai finito di bere, papà ti porta sul basino e ti mette a nanna. Mattias, insegnatore il basino a Mattias. Allora, cucciolo, come hai mangiato? Vogliamo andare a imparare a usare il basino? Così ci liberiamo dei pannolini una volta per tutti, per tutte. Oh, dai, andiamo. Ragazzi, una puntata intanto qua, bellissima, lei è qui che si occupa della piccolina e secondo me ora le potrebbe portare
il cane a fare una passeggiata breve. Ah, vediamo lei che lavoro faceva, quindi recensitrice, discuti di abiti o di moda, deve anche andare in bagno, tanto vatta a fare una passeggiata. Tu insegni al piccolino qui a usare il vasino, poi leggi qualcosa per farlo addormentare, lo facciamo anche con la bambina che è giù che mangia e beve. No, povera caduta! Ma perché solo a noi? Non ci è arrivata l'eredità? Io questa cosa non la capirò mai. Dai, Zack alla fine è veramente un bravo come papà, se la cava molto bene. Io vorrei far andare quel gatto in bagno, e che, cioè, se è fava, non ci va. Mettiamo la lettiera in mezzo alla stanza al momento. Poi dopo legge anche a Maribel per farla addormentare. Lei è qua che passeggia. Devo assolutamente farle prendere degli ombrelli a entrambi. Ma e qui gli leggi la... Cioè, i bambini hanno l'ombrello, lui no, fammi capire. Leggi a Maribel per farla addormentare. Leggi a Maribel per farla addormentare. Grazie. Bene, ragazzi, io con questa credo che ci possiamo anche salutare qua. E ci rivediamo la prossima volta. Secondo me con una casa nuova, perché visto che ho un po' di soldini, magari gli faccio avere qualche cosa di meglio. Anche se, devo dire la verità, ero quasi tentata di mandarli a vivere a San Maishuno, perché lui ce lo vedo comunque bene a vivere in città, essendo un politico. Con questo però non ne sono totalmente sicura. Probabilmente restiamo a Windenburg. Intanto io vi lascio, vi mando un bacione. Fatemi sapere cosa ne pensate di Dalia, se vi piace, se siete contenti che comunque lui si stia facendo una storia. E questa volta convinto, perché è lui che ha chiesto a lei di rimanere, di diventare la sua fidanzata senza l'obbligo, tra virgolette, del motivo per cui lei è rimasta, cioè meglio, senza la motivazione che lei è rimasta incinta. Lui di base voleva stare con lei. Rimbocca le coperte a entrambi. E quindi spero che io mi auguro che vi piaccia. Io lei veramente la adoro, mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Vi invito a iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. Io aspetto, spero di leggere qualche vostro parere e ci vediamo la prossima volta. Sub-sul.